come ha SGR Portfolio Manager, esperto proprio di Cina. Grazie per essere con noi. Buonasera. La mia domanda è: Banca Centrale Cinese, il taglio della tassa sullo scambio dei titoli, questo basta, è troppo poco, è soltanto l'inizio? Come ha letto i provvedimenti delle ultime settimane? Ma diciamo che, come ha detto lei giustamente prima, in questo momento la Cina ha un grosso problema, e cioè la mancanza di fiducia. Mancanza di fiducia da parte degli investitori, mancanza di fiducia da parte delle imprese e mancanza di fiducia da parte dei consumatori. Sono i tre problemi fondamentali che stanno avendo un impatto abbastanza significativo sulla crescita economica. E quindi questo provvedimento del governo cinese diciamo, si articola nella prima direzione, cioè quella di cercare un po' di fiducia da parte degli investitori, soprattutto investitori domestici. Adesso. Diciamo questo è più un po' segnaletico che un qualcosa che avrà un impatto significativo nel lungo periodo. Ci sono studi che dimostrano come il taglio di questa stamp duty tendenzialmente ha un effetto che viene poi esaurito nel giro di 15 giorni. Però è importante questo perché in questo momento la ricchezza delle famiglie cinesi, che ricordiamo che per circa 4 quinti è real estate, cioè immobiliare, in piccola parte dipende anche dall'andamento dei mercati finanziari, e in questo momento chiaramente non posso permettersi che il mercato azionario scenda troppo. Ecco Buffa, ricordiamolo per i nostri telespettatori, per chi non abbia proprio dimestichezza con i diversi provvedimenti cinesi. La Cina ha annunciato il dimezzamento dell'imposta di bollo sulle transazioni in titoli, che di fatto arriva allo 0,05%. Proprio per stimolare l'attività di trading, e lei dice l'effetto di questo taglio alla fine si ridurrà, si vanificherà in poche settimane. In poche settimane esattamente, anche perché sostanzialmente investitori non si fanno certo condizionare da risparmiare 5 bips su un investimento che in teoria dovrebbe essere di lungo periodo. Soprattutto nel mercato azionario domestico cinese, che è dominato sostanzialmente da investitori retail e non da investitori istituzionali. Però ribadisco, questo è importante perché fa capire che il governo di Pechino comunque si è reso conto che le cose non vanno bene, quindi sta cercando di metterci una pezza. Certo. Ci aspettiamo diciamo, che nelle prossime settimane altri provvedimenti simili. Lei dice altri provvedimenti, non c'è soltanto però la crisi di fiducia, c'è anche una Cina che non continua a crescere, una Cina che aveva abituato tutti ad un rialzo a due cifre e che adesso, secondo le ultime previsioni, almeno quelle più ottimistiche sono quelle del governo, vedono una Cina crescere al 5%, e molti dicono beh, speriamo, 5% sarebbe un buon risultato, è così o no? Sì, diciamo questi sono i numeri concreti, diciamo, bisogna anche considerare che però l'effetto base, nel senso che chiaramente un paese un po' cresce del 10% all'infinito, nel senso mai la Cina è la seconda economia del mondo e quindi chiaramente sta diventando sempre più grande, quindi era irragionevole aspettarsi che potesse crescere a cifre, a doppia cifra diciamo per molto tempo. Detto questo, comunque è innegabile come post-Covid l'economia cinese stia rallentando, e stia rallentando principalmente appunto per le discorsi che facevamo prima, che certo. I consumatori in questo non hanno più fiducia. Il real estate, diciamo, un segmento molto importante dell'economia che rappresentava circa un quarto, un quinto, se si tiene conto anche diciamo, dei settori coinvolti, non esclusivamente chiaramente del settore delle costruzioni, ma tutti i settori affini. E quindi chiaramente un settore importante che negli ultimi due anni è sostanzialmente collassato. E quindi i consumatori che chiaramente erano intenzionati a comprare casa si stanno un po' tirando indietro, anche perché diciamo i prezzi stanno un po' scendendo, non ai livelli chiaramente del Giappone degli anni 90 come a volte si sente dire. Certo, stanno però comunque le dice c'è una discesa importante. Evergrande, veniamo a Evergrande perché ha dimezzato le perdite, è tornata in borsa dopo 17 mesi, i ricavi della società nel primo trimestre sono aumentati del 44% rispetto allo scorso anno, le passività sono scese invece leggermente, 2300
390 miliardi di yuan, parliamo di 305 miliardi dai 312 miliardi di euro. E poi c'è l'altra novità, perché di fatto Evergrande è diventato una penny stock, il valore di borsa del gruppo si è ridotto a poco più di 500 milioni di dollari dai 50 miliardi del 2017. Anche simbolicamente, questo che cosa significa? Davvero in una battuta, Buffa? Ma diciamo che Evergrande ha semplicemente fatto quello che hanno fatto gli altri property developers cinesi, nel senso che non è solo un problema di Evergrande, sostanzialmente da inizio dell'anno, anzi cioè dagli ultimi 12 mesi, decine di property developers hanno ristrutturato il debito, sono tecnicamente tra virgolette falliti, nel senso che i loro bond quotati in borsa, sì, non proprio quotati, scambiati in borsa, trattano veramente a 10 centesimi, anche di meno. Quindi il titolo è stato sospeso per un anno e mezzo e quindi ha semplicemente fatto il catch up con il resto del mercato. Però la cosa importante di Evergrande in questo momento è che sarà probabilmente la prima società che presenta un piano di ristrutturazione, quindi sarà di esempio anche per gli altri. Quindi il mercato sta seguendo molto da vicino questa cosa. Avere un effetto trascinamento positivo. Tassi alti più a lungo, può essere stato così il messaggio da Jackson Hole, dei banchieri centrali, cosa significa per i mercati emergenti? Diversamente, in un portafoglio, l'abbiamo chiamato il portafoglio della ripresa dopo l'estate, quanto spazio c'è per la Cina e per i paesi emergenti? Ma diciamo le conseguenze per i paesi emergenti non sono proprio bellissime, nel senso che è il fatto che al di là del fatto che appunto che la Fed o la BCE possono ritoccare un po' i tassi al rialzo, comunque il messaggio che, come diceva lei all'inizio, che i tassi stanno in territorio restrittivo per più di quanto il mercato inizialmente anticipasse. E questo sostanzialmente significa che le banche centrali dei paesi emergenti dovranno aspettare di tagliare i tassi per stimolare le proprie economie. Questo perché chiaramente, tranne un paio di casi che sono appunto il Brasile e il Cile, ma semplicemente... questi casi sono particolari perché già i tassi erano molto alti, ma il resto delle banche centrali emergenti non potrà quindi tagliare i tassi, e quindi perché non vorrà chiaramente avere fuoriuscite di capitali dai propri mercati, e quindi dovrà essere un po' più attendista, e quindi il fatto che i tassi americani staranno alti più a lungo significa anche che il dollaro sarà più forte, e tendenzialmente la correlazione tra il dollaro e i mercati emergenti è negativa, nel senso che più il dollaro è forte più i mercati emergenti tendenzialmente tendono a sottoperformare. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, grazie allora a Giovanni Buffa, Portfolio Manager di A+A SGR, per questo speciale dedicato proprio alla Cina da Evergrande, agli ultimi provvedimenti per favorire l'attività di trading. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.